Buongiorno a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente trovo il tempo per girare questo video, che è il video Year of Me, come avete letto dal titolo, e si tratta praticamente di me che rifletto su quello che è stato il 2017, prefiggendomi dei... Luna, no! Prefiggendomi degli obiettivi o comunque... Luna seria? Prefiggendomi degli obiettivi o comunque parlando delle cose che succederanno nel 2018. Quindi iniziamo subito perché ho davvero tante cose da dirvi. Allora voglio iniziare da due argomenti che sono un po' il centro di questo mio canale o comunque dei miei profili, e sono l'alimentazione e il fitness. Allora, alimentazione. Diciamo che la mia alimentazione in questo anno non è molto cambiata in termini di qualità. Mi sono sempre di più avvicinata a un'alimentazione più sana, più genuina, più naturale. Ho completamente eliminato gli zuccheri e sto cercando di eliminare qualunque cosa sia processata. Diciamo che il mio obiettivo a lungo termine sarebbe quello di davvero entrare nel consumo di alimenti biologici, acquistare la carne dal macellaio, il pesce dal pescivendolo, frutta dal fruttivendolo, e sono sicura che questo non solo farebbe meglio alla mia salute ma anche all'economia italiana, promuovendo le attività locali. Diciamo che il vero cambiamento che è avvenuto è stato quello di spostarmi da un'alimentazione abbastanza controllata e misurata, anche se comunque non pesavo niente eccetto che i carboidrati, verso un'alimentazione libera, sempre mangiando comunque con coscienza e consapevolezza di quello che avevo davanti, di quanto avevo davanti, però diciamo che il fatto di non pesare i carboidrati mi ha dato davvero una libertà che prima non avevo ancora assaporato. Questo approccio all'alimentazione è secondo me quello che più si addice a ciò che sono, a ciò che faccio. Non avendo alcun obiettivo di gare, competizione o comunque prestazioni fisiche, non ho bisogno di avere un tale controllo o avere controllo su ciò che mangio. Quindi questa libertà è quello che poi sento di poter mantenere e sostenere a lungo termine. Allenamento. Ho iniziato il 2017 abbastanza giù perché non mi vedevo bene, mi vedevo ingrossata ed ingrassata e non stavo bene nel mio corpo. Ho deciso quindi di affidarmi a Fran, il quale mi ha fatto seguire un percorso di allenamento molto incentrato sul bodybuilding. Sono arrivata a giugno-luglio e ancora non mi vedevo bene, continuavo a non sentirmi bene nel mio corpo, tanto che avevo perso la motivazione di andare in palestra, di allenarmi, perché comunque so che non dovrei, ma se non vedo dei risultati mi sembra che i miei sforzi siano un po' vani. Comunque io sono una che si ripete, aspetta, perché so che i risultati non sono a breve termine ma a lungo termine, però comunque ci vuole quel minimo risultato, successo che ti sprona ad andare avanti, e io continuavo a non averli, soprattutto perché mi osservavo a livello estetico. Durante l'estate quindi ho preso un periodo di pausa dalla palestra e mi sono dedicata molto a me stessa. Io sin da piccola sono una sportiva, ho fatto 12 anni di basket e quindi per me lo sport è sempre stato a livello prestazionale, ed è questo quello che ho capito durante quest'estate, dove ho fatto sport in termini di nuotate, camminate, canoa, surf, e ritornare un po' indietro mi ha fatto capire quello che la mia testa e il mio corpo necessitano, cioè lavorare per ottenere dei risultati a livello prestazionale. Per cui da settembre-ottobre, da quando sono tornata, ho iniziato l'allenamento calistenico e questo mi ha davvero stravolto tutto, e ho fatto pace con me stessa e con il mio corpo proprio per la natura di questo allenamento. Sono arrivata a un punto in cui, non lavorando solamente sull'aspetto fisico ma sull'aspetto prestazionale, non mi interessa avere il sedere tondo, le braccia muscolose e l'addome definito, ma mi interessa fare un determinato esercizio, fare la verticale, fare le trazioni, indipendentemente poi dal mio aspetto fisico. E questo per me è stato davvero quello che ha cliccato
e mi ha aperto un mondo e mi ha fatto ritrovare pace con me stessa e me stessa. Obiettivo per il 2018 è quello di continuare su questa strada, diventare sempre più forte e riuscire a fare una verticale, fare le trazioni, però comunque non ho fretta, anche se avverrà nel 2019 non è importante. L'importante per me è davvero allenarmi per migliorare ciò che avevo fatto prima, ciò che ero l'altro giorno, ciò che ero un mese prima, e non per apparire meglio allo specchio, apparire meglio davanti a una fotocamera. Ok, adesso andiamo all'università. Quest'anno, 2017, è stato un anno pieno di soddisfazioni e meno male, visto che è anche l'ultimo anno della mia carriera universitaria. Finalmente, dopo una triennale angosciante, mi sto prendendo le mie soddisfazioni, mi sto prendendo i miei bei voti, sto studiando molto, ma ne vale davvero la pena. Finalmente ho trovato un'università dove i tuoi sforzi vengono riconosciuti. Nel 2018 mi laureerò. Prenderò la mia seconda laurea magistrale e non vedo l'ora. In questo momento ho già iniziato a programmarmi e a fare la scaletta della tesi e il 22 gennaio, come vi ho già detto in un precedente vlog, inizierò uno stage in McFit nel dipartimento di marketing a Milano, e sinceramente non vedo l'ora di iniziare perché non vedo l'ora di buttarmi nel mondo del lavoro. A settembre del 2017 ho passato un brutto periodo a livello emotivo, in quanto mi sentivo un po' separata in due. Vedevo questo mio mondo influencer, youtuber, Instagram, eccetera, e il mio mondo universitario del lavoro, e avevo paura che questi due mondi non potessero unirsi, e ciò che mi preoccupava era come lavorare pur mantenendo questo mio hobby, passatempo, secondo lavoro. E ho davvero passato un mese in angoscia perché non riuscivo a trovare una soluzione, perché li vedevo proprio come due cose separate. Piano piano la gente mi ha fatto un po' ragionare e mi ha fatto capire che in realtà io potevo unire questi due mondi e sfruttare questo mio successo sui social adesso che ce l'ho, perché obiettivamente non penso che durerà poi così tanto a lungo, a meno che non rendo questo qualcosa di più duraturo, e questo lo posso fare soltanto mettendoci dentro la mia mente imprenditoriale, rendendolo un lavoro a tempo pieno, un lavoro solido. Quindi diciamo che il 2018 sarà l'anno in cui porterò insieme questi miei due mondi, e ancora non ve ne posso parlare perché non è nulla di certo e assicurato, ma penso di aver trovato la soluzione e potrebbe centrare Adidas. Già che stiamo parlando di Adidas, quest'anno è stato un anno stranissimo perché a giugno ho fatto con la mia università un business game. Un business game è un lavoro di gruppo, che è una specie di compitino che ci dà l'università, di creare un progetto basato su una consegna data da un'azienda. A giugno venne Adidas in università e ci presentò questo progetto, e se voi avete anche visto il video della mia presentazione, io ci ho lavorato su con il mio gruppo, siamo andati in azienda e l'abbiamo presentato. Basta, poi è finita lì. Tempo due mesi, Adidas mi contatta. Me lo ricordo ancora, era il giorno prima di partire per il Portogallo ed ero in centro alla Spezia con mio papà. Quando lessi la mail, che ovviamente mi era andata in spam, perché tutte le mail importanti vanno in spam, sappiatelo, io mi ricordo di aver fatto un salto alto tipo 4 metri, mio papà si è preso paura, mi fa questa matta, e subito ho risposto sì sì certo, chiamami di qua di là, ho sentito il mio referente, è stata un'emozione fantastica. E come sapete, da settembre ho iniziato a collaborare con Adidas, e come vi annunciavo prima, la collaborazione andrà avanti nel 2018 e magari diventerà qualcosa di più. Continuando a parlare di questo lavoro, che io odio chiamare lavoro perché comunque per me è una passione, cioè davvero io mi diverto a postare su Instagram, a fare i video e a parlarvi. Non lo vedo come un lavoro, io non mi vedo come un influencer e non vedo voi come miei followers. Sono parole orribili secondo me, però questi sono gli epiteti e ci dobbiamo fare. Però questo è stato l'anno dove vi ho incontrato, prima all'incontro a Milano,
poi a Rimini Wellness e poi ripetutamente grazie ad Adidas a Milano, ed è bellissimo. Mi sento proprio di conoscere molti di voi che ho visto in più occasioni, tanto che ormai quando vi vedo vi dico anche ancora tu sei qua, però vi giuro è bellissimo rivedervi, abbracciarvi, ricevere i vostri abbracci perché sono davvero sentiti. Una cosa che mi dite spesso quando ci incontriamo è non cambiare mai, e sinceramente vi posso dire che non lo farò perché io ancora non ho realizzato a quante persone effettivamente io mi rivolgo, quante persone stanno ascoltando queste parole, quante persone ascoltano i miei video. Secondo me è questo un po' quello che mi tiene con i piedi per terra e non mi fa credere di essere chissà chi, perché io penso sempre di parlare a una fotocamera, a un telefono, senza pensare a tutte le persone che ci sono dietro, e finché il mio cervellino non ci arriva, lasciamolo lì. No, scherzo. Comunque, davvero, sono felicissima di aver creato questo rapporto con voi. Mi sento davvero amata, voluta bene, e io vi voglio bene. E sono felice, spero che davvero questo rapporto si intensifichi anche con tutti gli prossimi incontri che avremo, faremo e vivremo. Mi ero fatto una scaletta, ma in realtà ho tagliato poi via metà roba perché poi mi dite che il video è troppo lungo. E poi volevo concludere parlandovi del mio vivere da sola. Durante il mio periodo di guarigione io ho sempre avuto paura nel rimanere da sola, perché avevo capito che era quando stavo da sola che cadevo nelle abbuffate, perché magari, non lo so, si sentivo un senso di vuoto. Non sono mai riuscita molto a razionalizzarlo, però avevo capito che stare da sola uguale mi abbuffo. Quindi ho sempre cercato di stare in compagnia. Seguivo mia mamma al lavoro, cercavo sempre di trovare un impegno tanto che non mi permettesse di rimanere in cucina da sola. Andavo da Jimmy, mi muovevo, facevo di tutto. E quest'anno è stato proprio un anno intero in cui ho completamente vissuto da sola, dal gennaio a dicembre, dove ho guadagnato la mia indipendenza, dove sono stata una mamma a tempo pieno, mi sono presa cura di Luna, e sento davvero che questo mi ha cambiata, mi ha reso una persona migliore verso me stessa. Non sono mai caduta nella buffata, non mi sono mai sentita abbandonata, sola, triste, perché ero da sola a casa. Anzi, io spesso, se magari stavo tutto il giorno all'università in compagnia dei miei amici, non vedevo l'ora di tornare a casa e stare da sola. Per me la colazione in silenzio, senza nessuno, anche Luna che continua a dormire, è un momento bellissimo. Quindi per me questo è stato un anno in cui ho davvero sconfitto anche quest'altro demone e ne sono davvero davvero felice. Mi sento libera e soddisfatta. Che dire, quest'anno sarà ricco di cambiamenti. Finirò gli studi, mi laureerò, mi trasferirò a Milano e troverò lavoro. Una cosa che forse non tutti hanno notato è che questi sono i miei obiettivi per quest'anno e non c'entrano assolutamente col cibo o l'allenamento. È questo un po' quello che è cambiato dentro di me in questi anni, cioè che questi due argomenti sono la base e non il centro. Cioè la mia vita si basa su una sana alimentazione e su un continuo costante allenamento, perché comunque questi due pilastri sono ciò che rendono me me. Avere una sana alimentazione mi porta a vivere meglio, a non ammalarmi, ad avere l'energia per affrontare le giornate, e l'allenamento mi porta a mantenere un buon livello di salute, a scaricare la mia ansia e scaricare i miei problemi e a sfogarmi. Quindi queste sono davvero la base della mia persona, su quali poi costruisco la mia piramide di obiettivi, interessi, passioni, lavoro, studio, amicizia, amore, famiglia, tutto. Spero che abbiate ancora voglia di seguirmi in questo mio percorso di vita. Mi avete vista crescere da 2 anni e mezzo a questa parte, e anch'io riguardando i vecchi video quasi non mi riconosco, sono cresciuta, maturata, sono diventata quasi più carina e sono cambiata tanto. Grazie a chi c'è stato sin dall'inizio, grazie a chi si è inserito durante il mio percorso e grazie a chi mi sostiene ogni giorno. Senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono cresciuta anche grazie a voi, alle vostre critiche costruttive, ai vostri commenti e anche grazie al vostro supporto. Vi auguro un 2018 pieno, vi auguro di viverlo al massimo, di riprendere in mano la vostra vita e trasformarla. Vi voglio bene, ciao!